Il tanto atteso incontro tra il Comitato Ambientale Presilano e il Governatore della Calabria Mario Liberio per discutere sulla interruzione momentanea del conferimento dei rifiuti presso la discarica di Cerico non c'è stato. Un mancato incontro che ha visto i manifestanti del Comitato protestare vibratamente con un corteo che è arrivato finanche a bloccare il transito delle auto sulla strada statale 107 per alcuni minuti. Il presidente Oliverio ci è stato riferito, è stato bloccato da altri manifestanti all'aeroporto di Crotone e quindi ci hanno riferito, ha avuto questo contrattempo per cui ha preferito, a mio parere, evitare di venire qua volutamente, perché questo è un paesino che è vicinissimo comunque a San Giovanni, poi la Calabria, voglio dire, è questa, si raggiunge facilmente qualsiasi posto, per cui a mio parere, palesemente, il presidente Oliverio ha voluto boicottare ancora una volta le nostre iniziative, le nostre richieste d'ascolto. Noi siamo in assemblea permanente da circa 20 giorni in Piazza del Popolo a Rovito, sono state alcune serate in cui stiamo tenendo la gente, stiamo facendo informazione, c'è stato il dottor Ferdinando Laghi, altri docenti universitari a parlare di varie tematiche, al fine di mantenere comunque alta l'attenzione sul problema della discarica. Era tanta la rabbia martedì sera tra i manifestanti che però non si rassegnano e continueranno a protestare con delle assemblee permanenti quotidiane che si terranno a Rovito, nell'attesa di un nuovo incontro con il presidente Mario Oliverio fissato per il prossimo 21 giugno. Aspettavamo il presidente Oliverio, avevamo un incontro col presidente Oliverio oggi alle 17 e con una banalissima scusa il presidente non si è presentato. Noi volevamo andare dal presidente Oliverio per chiedergli di sospendere immediatamente l'AIA perché le norme lo prevedono. Il fatto che Oliverio non si è fatto vedere, il governatore non si è fatto vedere, è un fatto gravissimo. È uno schiaffo alla dignità di un popolo che lotta contro un'ingiustizia, perché questa discarica, questo impianto che è presente qui a Celico è un impianto che viola una serie di norme. Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria questo lo sa però fa finta di nulla. Noi non siamo affetti da sindrome di NIMBY, non diciamo non vogliamo questo impianto perché è vicino a casa nostra, non vogliamo questo impianto perché questo impianto è illegale, questo impianto è stato costruito violando delle norme. Adesso ci sono delle norme che dicono molto chiaramente che siccome questo impianto emana una puzza pestilenziale che investe gli abitati, ci sono le norme che prevedono che l'autorizzazione venga rilasciata.